Siamo qui con Daro Gullo al termine dell'esordio casalingo del Green Basket, esordio amaro, sconfitta per 106-98, grande prestazione la tua, 23 punti come l'anno scorso, sempre qui al Pala Don Bosco. L'epilogo l'altra volta è stato diverso, un commento sulla partita, cosa ti è sembrato? Intanto penso che il pubblico ci sia divertito, punteggio quanto fine 106-98. Però concedere 106 punti in casa sono tanti. Avevamo due attenuanti, l'assenza di Jovic, che per noi è un giocatore non importante ma importantissimo, e anche l'assenza di Buontempo. Abbiamo delle rotazioni abbastanza corte. Loro sono stati bravi, ci hanno venuto su tutto, sono stati in partita fino alla fine, hanno ruotato 9 uomini. Sono la favorita del campionato, lo dico da quest'estate. Oggi hanno giocato una buona partita e hanno meritato la vittoria. Probabilmente da loro sono stati i migliori in campo i due americani, grande partita, ma anche grandissima partita dell'ex Terrasi. Avete sofferto probabilmente i 4 falli di Trevisano, l'assenza dei lunghi. Tu in cabina di regia hai svolto il tuo grande lavoro. Come pensi e dove pensi che si sia sbagliato in questa partita? Cosa pensi che si poteva far meglio? Fare meglio si può fare sempre meglio, però come ti ho detto, senza un lungo come Jovic, che per noi è un elemento importante, abbiamo sofferto sotto canestro, abbiamo sofferto anche le minori rotazioni rispetto a Cefalù. Andiamo avanti, speriamo di recuperare questi due giocatori, e adesso ci tocca giare domenica, andiamo avanti. Quali sono le ambizioni per il Green Basket? Divertirci, non sappiamo ancora quanto squadra andrà nei playoff. Cefalù ha dimostrato di essere un po' superiore rispetto a noi, sono più lunghi, i due americani sono abbastanza forti, però vedremo, andando avanti vedremo. Va bene, un saluto e un in bocca al lupo, arrivederci. Ciao.